You come here, ass. A me sembra una scusa. Attenzione, non provate a eseguire le acrobazie o le attività mostrate nel programma, perché potrebbero essere pericolose e causare gravi danni fisici. Né MTV né i produttori accetteranno materiale video di nessun tipo. What you do? Benvenuti a Ridiculousness, io sono Rob Dyrdek, che con me come sempre è Stilo Bream e Chanel West Coast. Il nostro ospite di oggi è un ex lottatore della UFC, una superstar dei podcast e il protagonista di Below the Belt su Showtime. Date il benvenuto a Brendan Schaub. Vieni qua. Ciao. Ciao. Ehi, è un piacere vederti. Ascolta, tu sapevi... Durante la tua carriera di lottatore, raccontavi barzellette sapendo che saresti poi diventato... Cioè, come fa uno a scoprire dopo essere stato un lottatore della UFC che diventerà... Lo so. ...un comico? Era il mio sogno da bambino. Volevo andare al Saturday Night Live. Jim Carrey e Adam Sandler erano i miei eroi, ma ero più veloce e più forte di tutti, quindi mio padre mi disse, scegli il football e vai a giocare. Per quanti anni hai giocato a football? Ho cominciato col football quando avevo solo 4 anni. Grazie mille, papà. Non è sano. E ho giocato fino ai 20 anni, perciò sono parecchi anni, insomma. Parecchi. Hai giocato anche al college? Sì, al college ho preso un cappuccino con i Buffalo Bills. Cosa? Sì, sono andato al loro campo di allenamento e mi hanno detto abbiamo abbastanza bianchi lenti, grazie. Grazie. In che posizione giocavi? Tight end. Ah, giocavi come tight end. Ero sicuro che fossi linebacker. Lo so, vero, avrei dovuto. Hai mai placcato solo per divertimento? Ma certo. Beh, guarda, tutti i protagonisti della prossima categoria lo fanno per strada. Si intitola Placcaggi fuori campo. Attenzione, attenzione. Rave fino alla morte. Rave fino alla Yeah. Questo è un ottimo placcaggio, si capisce che è un duro, perché è un ragazzo bianco con i cornrow. Da qui in poi pensateci voi, io vado a farmi un altro tribale sul braccio. Oh oh. Preso! Ci sono 3 cani amichevoli. E poi arriva il cane gigante. Ah, è così che vuoi giocare, eh? Ti ho preso. Ci sei? Sì! Sono ubriaco! Ho bevuto! Non gli importa niente. Che cazzo mi sta sussurrando all'orecchio? Pezzo di merda! Vuoi mancare di rispetto al campo? Stammi bene a sentire, adesso ti butto fuori! So che vorresti fare surf sulla nostra onda, Wiii! Sparisci! Oh, spostati, Ora si fa sul serio? Ok, eccoti in terra, amico. Oh, la polizia. Pausa. Manda indietro e godiamoci appieno questo video. Abbiamo un criminale che sta fuggendo. Immagino perché ha rubato... Diamanti. Diamanti? Io stavo per dire bambola di porcellana, tu hai detto diamanti. Ti sei fatto tutto il film, mentre per me era un negozietto e lui aveva rubato una sciocchezza. No, Rob, ecco. È una borsa di diamanti. È una borsa di diamanti, cittadino. Preso. Torno sul marciapiede perché non voglio la multa. Ok, mi alzo. Oh, un altro. Hi-ha! E dunque sì, andrai in prigione. E questi erano placcaggi fuori campo. Ci sono tanti stili di ubriachezza, no? Perché alla gente piace bere. Alla gente piace bere troppo, troppo spesso. E poi diventa qualcuno che gli altri proprio non si aspettavano. Tu che tipo di persona diventi quando bevi troppo? Dipende dall'alcol. Ok, vodka? Divertente. Birra?
Non bevo birra. Tequila? Cerco la rissa. Ok. Sei un c***o di mostro. Troppo forte. I peggiori incidenti li ho avuti per via della tequila. Cavolo, è davvero... A me sembra una scusa. Beh, senti... Vedi, io sono l'opposto. Oppure è una buona scusa per stare lontani dalla tequila, ok? Tutti i protagonisti della prossima categoria sono ubriachi, ok? Ma sono estremamente gentili. Li abbiamo chiamati ubriachi gentili, guardate. No, lascia, ci penso io. Solo un... Gli brucerà la faccia. Ok, no. Prendigli l'accendino. Fumala se ti riesce, ok? Sta fermo, porca miseria. Oh, mamma. Guardate il calzino. Beh, guardate che fisico. Sta usando l'altro calzino per pulire il water. Ok, è davvero un bel... Voglio lasciare tutto pulito. Oh! No! Oh, ma... Alla fine le caviglie hanno ceduto sotto il suo peso. Ecco. No, lei passi. No, lei. Facciamo così. Passi pure se vuole. Non c'è problema, davvero. Vada, si accomodi, prego. Davvero, vada lei. Non può essere vero. Non ci posso credere. Straordinario. È così gentile col suo riflesso. Ma cosa ha bevuto? Sono gemelli. È uno specchio. Oh, cavolo! Sono gemelli! Pensavo che non ci fosse niente di peggio, e poi... Diamo a Io Chanel... sarò come lui da vecchia! No, tu dirai, sei davvero bellissima! Sì, esatto! Sir? Signore? Ah, non lo conoscono! Signore... You're in the wrong dorm! So Ok, ricapitoliamo. Signore a uno che avrà 18 anni. Signore è nel dormitorio sbagliato. È già confuso a signore. Cioè, it's not your room. Fine, you're just in the wrong room. Oh my god, I am so sorry. It's literally fine. Ok. Zero problemi, davvero? Ridiculousness torna tra poco. Just trying to flex on these hoes. Bentornati a Ridiculousness. Un applauso al nostro ospite Brendan Schaub. Ok, Brendan. Sei quel tipo di ragazzo che deve presentarsi a una festa con 4 o 5 persone o puoi andare anche da solo e divertirti? Se è la festa di un amico posso andare da solo, non mi serve la banda, no? Ok. Non sono grandi feste, quindi ci vado da solo. Ok, senti, io posso andare ovunque da sì, solo. Sì, non ho problemi, amico. Non mi importa che festa sia, io entro e... Aspetto che qualcuno mi riconosca. E se nessuno lo fa, esco agitando i fianchi come sono entrato. Sono come i protagonisti della prossima categoria. Festa per uno. Vediamo. Sì. Sì, tira fuori il capezzolo. Tira fuori il capezzolo. Tira fuori il capezzolo. No, non fare così, dai. Senti. Ma com'è vestito? Ha una maglietta da cowboy, a cui ha tolto le maniche. Senza e maniche. Ha facile accesso al suo giocattolo preferito. Non mi importa del mio udito! Io amo la musica! Forse vuole suicidarsi. Così tante domande. Così tante domande e così tanti danni al suo cervello. Oh, ehi! Non mi importa chi c'è, io sono qui per lui. L'unico che mi coccola come si deve. Festa è dentro, ma la vera festa è fuori. Vivo la vita come se avessi di nuovo 2 anni. Ma che festa è? Ci sono tutte le felpe del mondo, non di una squadra sola. Ci sono 7 squadre, perché chi fa? Lo so, è una festa generica di football. Ci piace lo sport. È una festa per lo sport. Va bene. Protesta. È una protesta. Per cosa sta protestando? Perché cosa sta protestando? Non lo so, insomma, perché cosa sta protestando? Per la carne? La carne? Voi che fate i barbecue, lo mangereste questo? No, è una cheesecake. Protesta contro la cheesecake. Oh, ci assomiglia. Godetevi la cheesecake.
E questo era Festa per uno. Ok, è mai successo che un tuo caro amico ti dicesse qualcosa che non avrebbe dovuto dire? Ma certo. Sì? Ti va di condividere e metterlo alla gogna? Non molto. No, ma senti, io avevo un amico che a un certo punto mi ha detto: non so se lo sai, ma mi manca il testicolo destro. E io... non... ma che... cosa... in quale momento questa sarà mai un'informazione da condividere o che dobbiamo sapere l'uno dell'altro? Non so nemmeno più chi sei ora. E ti garantisco che quella confessione è molto peggio di tutto quello che c'è nella prossima categoria. Piccole confessioni tra amici. Non so più cos'è il sesso. Il sesso. Ah, mamma. Let's go, baby. Andiamo, bello. Oh my god, I love you. Oh. Oh cavolo, ti amo, amico. Ti amo, fratello. I'm just trying to flex on these hoes. Manda indietro, questo video mi piace da impazzire. I'm just trying to flex on these hoes. But I can't. Ci tiene. Oh oh. Hey guys. Come ti senti? Pretty good. Non c'è male. Heard you were feeling good. Yeah, sorry for what I said earlier. Oh, I wasn't in here. Did you say something to me? Yeah, I said something. I told her to show me her tits. I didn't mean to, you know? It was just out of instinct. I'm so in pain right now. You're still in pain? I mean, I'm not in pain, I'm just high. È strafatto, e quando è strafatto chiede di vedere dei segni. Torniamo tra poco con Ridiculousness. Hey, hey. Bentornati a Ridiculousness. Un applauso per il nostro ospite Brendan Schaub. Dunque, quando lottavi, hai mai colpito un uomo? Ecco, ascolta, ecco, ascolta, ci diciamo. Amico, ascolta. Hai mai colpito un uomo così forte che lo hai sentito gemere? Forse andandogli addosso. In quel caso, cioè, solo? Non tipo... no. Yeah. Niente del genere? No, ho preso un calcio nelle una volta da Gabriel Gonzaga. Credo sia al decimo posto nel mondo. Un armadio a due ante brasiliano mi ha preso in pieno tra le gambe e ho fatto... Ok. E lui ha riso? È stata sfortuna. Si è messo a ridere? No. Non si è sentito in colpa? Sì, esatto. Si è sentito in questo colpa. Gioco ha delle regole. Sì, è vero, amico. Ok, guarda, la prossima categoria è una cosa simile, ma si tratta di uomini adulti che fanno suoni davvero, davvero schifosi. Vediamo, gemiti virili. Oh, fratello! Non sta tanto bene. Respira. Con calma, ora, piano. Non si muova. Sembra che gli scappi la cacca, ma che sta facendo? Gli ha solo messo un ago nel braccio, per questo ha no, paura. No, non lo so. Sì, io credo che stia bene. How are you going, Mauro? Oh, non può starlo. Troppo tardi, ormai sei qui. Oh, oh. Oh, oh. 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 Amico! Cavolo. Ha funzionato. Ha funzionato. Ha funzionato. Ha funzionato. Bella mossa. Bella mossa. Non lo fare. Sono stanca di questi peli. Non lo fare. No. Sto sguere. Una. Amico, ci sono passato. Sì. La mia ragazza mi ha depilato l'interno coscia una volta. Una delle cose peggiori della mia vita. Cavolo. Ti sei alzato una mattina e hai detto, togliamo tutto. Lei mi fa, cominciamo da qui. E io, no, prima vediamo quanto male fa. Mi ha fatto l'interno coscia e non lo rifarò mai. Accidenti. E se non avesse fatto così male, avresti fatto il lavoro completo. Sarei liscio come una foca. Ah, cavolo. E questo era tutto per Gemiti Virili. Cosa ne pensi dei panda della spazzatura? Panda della spazzatura? Sì. Cioè panda che rovistano nei bidoni? No, i procioni. Oh,
Ok? Non credo vivano neanche più nei boschi ormai. Li vedi solo nei bidoni della spazzatura e in giro per il quartiere. Terrorizzato. La cosa che odia di più al mondo sono i procioni. A me piacciono, li apprezzo. Perché? Sì? Sì, mi piacciono. Non hanno niente di positivo. Sì, mi piacciono procioni e opossum. Sì? Ti hanno mai frugato nella spazzatura? Certo che sì. Ah, gli sì? ho detto al lavoro. Sì? Sembrano piccoli rapinatori di banche, hanno la mascherina. Sì, è vero. Ma sono solo panda della spazzatura. Hanno il naso bagnato, mi piacciono. Cavolo, senti. Ah, io li lascio stare. Sempre. Vai bene, ecco un'intera categoria dedicata agli infidi panda della spazzatura. Si intitola Procio. Panda della spazzatura. Ah, mamma. Ehi, ciao, vuoi del formaggio? Hai degli amici? Siamo dietro di lui. Oh, cavolo! Oh, io me la farei addosso. Cioè, se vedessi una cosa del genere. Sembra un cartone animato, si vedono solo gli occhi. È un esercito di panda della spazzatura. Ti ucciderà a non restare là fuori. No. Serve una forma di formaggio. Già. Ah, è così che si comportano in realtà. Ehi, come va? State attenti. Oh, oh, vattene! I miei panda della spazzatura non sono sì, così. Sì, invece. No, i miei sono simpatici, no, amico. Non lo sono. A Santa Monica sono diversi. È vero, hanno un clima migliore. Oh, eccoci, eccoci. Lui ama i popcorn e ama i procioni. Oh, bella prociona, fai il bucato, eh? Ah, sporcaccione. È un programma on demand. Sì. Ah, vorrei coccolare quel piccoletto. Vero? Ma è la casa di una strega. Questa è la scopa di una strega. È l'unico modo per avere un procione. Devi essere una strega. È un marshmallow. Magari mi prendo tutta la busta, grazie, grazie. A presto. Non puoi fermarlo. La porto nella mia casa di bidoni di propano. Torniamo tra poco con Ridiculousness. Bentornati Ridiculousness. Un applauso per il nostro ospite Brendan Schaub. Ok, l'aumento delle donne nelle arti marziali miste. Secondo te perché le donne sono già allo stesso numero degli uomini in questa disciplina, ma non nella box? Cavolo, questa è una bella domanda, Rob. Accidenti. Magari questo lo chiamiamo ridiculousness sport. Perché c'è voluto del tempo agli uomini per affermarsi. La box esiste da sempre e le donne sono entrate in un secondo momento. Quando sono nate le MMA, le donne già facevano judo, wrestling, box e oggi pensano, posso fare anche quello? E lo preferiscono. Dana ha puntato tutto su Ronda, che ha spianato la strada per tutte le donne che vediamo oggi. E anche loro sono molto brave. Giusto, ed è pazzesco, è fantastico. È bello, sanno combattere una nuova in star, ogni modo. Una nuova star, sì. È vero, e ci sono donne incredibili nell'MMA, che sono atlete straordinarie e lottano fra di loro in tutto il mondo. Ma questa categoria è piena di belle festaiole che vogliono darci dentro quando è il momento di menare le mani. Date un'occhiata a Belle da battaglia. Ah, mamma. Ah, mamma. Sai una cosa? Sono venuta qui per tirare un pugno in faccia a qualcuno. Porca puttana. L'ha mandata KO. Puoi dirlo forte. Sì, sicuro. È una serata tra donne. Ehi, violenza tra fan dei Celtics. Follia a Boston. Oh, oh, oh. E questo era per Cari. Oh, oh. Ah, qui finisce male. Oh. Aspetta, aspetta. Oh. Su cosa stiamo combattendo? Ma che cosa? Lei ha versato dell'acqua. Qualcuno ha unto il pavimento. Lei le ha lanciato dell'acqua addosso. Ah, le ha... Oh! Ah! La rissa è scoppiata per colpa sua. Che si dice sto... Ah, fai sul serio? Ti faccio vedere io. Oh! Ah, mamma, eccoci. Ogni bagno delle ecco donne... Ecco cosa succede nei bagni delle donne. Nient'altro che cellulari e risse. Selfie da tutte le parti. Attenta, stro... Questa è la parte migliore. Oh,
Okay. L'episodio di oggi finisce qui, grazie a Brendan Schaub, Stilo Brim e Chanel West Coast. Io sono Rob Dyrdek, ci vediamo alla prossima puntata di Ridiculousness. Vi ricordiamo che MTV e i produttori insistono affinché nessuno ci sottoponga video di persone che eseguono attività pericolose. Non li prenderemo in considerazione. Oh, oh. Oh.